Ciao ragazzuoli! Buon pomeriggio innanzitutto. Non ci sentiamo da un mesetto circa. Che dire, tutto procede tranquillamente, insomma, come dice mia suocera, tutto a posto e niente in ordine, per cui va bene. Oggi è una giornata uggiosa, ma il lato positivo è che perlomeno ha rinfrescato un pochettino e non c'è più la caldazza afosa dei giorni scorsi. Allora, io ci tengo innanzitutto a ringraziare tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri per il mio compleanno e anche giustamente i miei invitati che sono venuti a trovarmi e a festeggiare appunto questo giorno speciale, per cui ringrazio. Sto proseguendo nella lettura di It, che anche se più si va avanti, più è terrificante, però mi sta piacendo sempre di più. E sapete che poi ho questo nuovo progetto di racconti brevi che sto ancora, che è ancora in corso, perché tuttora sto scrivendo un nuovo racconto che però non so ancora dirvi esattamente quando riuscirò a pubblicare, perché alterno la lettura alla scrittura, quindi insomma. Siccome It è un librone di 1200 pagine, volevo cercare di, insomma, di arrivare perlomeno alla metà, dato che non ci sono ancora. Comunque, sapete che le donne possono fare più cose in una volta, quindi io sto anche scrivendo questo racconto che l'unica anticipazione che posso darvi è che probabilmente, anzi sicuramente, come categoria io lo metterei nei racconti noir, però ecco, ci terrei questa volta di ricevere da voi più feedback, più risposte, anche commenti negativi, per carità di Dio, perché sapete che le critiche fanno crescere e migliorano. Per cui ci terrei davvero, siccome non ha partecipato nessuno la volta scorsa al sondaggio del primo racconto che ho pubblicato, Fantasy, La maledizione del dragone, spero che questa volta avrò maggiore feedback. Che dire, a settembre andremo qualche giorno al mare, sperando che il tempo sia clemente, insomma, ci rilassiamo un po'. E sapete che non appena ci sono delle cose, diciamo, più o meno rilevanti, ecco, in proposito di cose rilevanti, sono entrata in un gruppo di lettura di Facebook grazie a un'amica che me l'ha suggerito, in cui devo dire mi piace e sto dando insomma il mio contributo e mi rende contenta questa cosa. Niente, io vi saluto, vi auguro una buona serata e come sapete ci risentiamo senza dubbio molto presto. Ciao!